Il percorso intrapreso da questo governo sul fronte della scuola è un fronte di innovazione e di percorso che mira a una modernizzazione di alcuni standard che sono importantissimi per il futuro dei nostri ragazzi. È anche un percorso di innovazione, direi che il paradigma più chiaro è il Piano Nazionale per la Scuola Digitale, che intende adeguare anche il modello educativo a una società che cambia molto rapidamente, di cui la scuola non può che essere motore trainante, non vagone trainato. Però è anche la volontà di mettere in evidenza quei principi che questi ragazzi oggi hanno con molta semplicità e chiarezza enunciato, cioè una cultura della legalità, della responsabilità, della partecipazione attiva per loro da cittadini un domani adulti, liberi e dotati di un pensiero critico in grado di far capire, di capire la realtà e di interpretarla al meglio. Quindi penso che la buona scuola per noi significa soprattutto questo e ci stiamo impegnando in questa direzione. Qui ci troviamo in un sito che da tempo ha intrapreso questa strada, affascina tantissimo tutti quelli che lo vengono a visitare. Questo è un esempio da portare anche in Europa forse. Le Marche in generale hanno una tradizione di buone pratiche, lo stanno dimostrando anche in questi ultimi tempi, perché parlo del Piano Nazionale Scuola Digitale, per esempio, sono tra le regioni che hanno risposto più rapidamente e con maggiore attivismo ai bandi che noi stiamo facendo, sia per creare laboratori, atelier creativi, insomma, poi che ogni scuola adegui anche gli ambienti di apprendimento e produca un suo modello originale. E questa zona in particolare, la zona di Pesaro, è tra le più attive del paese, quindi credo che sì, possiamo partire da qui per esportare questa pratica in Italia e in Europa.